Buon pomeriggio a tutti, ringrazio la Noris Medical per l'opportunità datami nel condividere con voi questo webinar, ringrazio il dottor Grecchi per la sua presenza, vi invito poi alla fine a fare delle domande e ci avverremo anche della sua, diciamo, esperienza per dare una risposta a tutti. L'argomento da me trattato sarà la riabilitazione del mascellare atrofico con, diciamo, l'uso degli impianti pterigoidei e un confronto tra la mano libera e l'uso invece della chirurgia guidata dinamica. Ovviamente, come tutti noi sappiamo, la perdita, dei denti posteriori dell'arcata superiore porta al riassorbimento della cresta alveolare, a una pneumatizzazione del seno mascellare. In quella zona abbiamo osso poco denso e ultimo, ma non per ultimo di importanza, è un'area di accesso chirurgico non del tutto semplice. Molti studi hanno, diciamo, valutato e descritto l'inserimento degli impianti nella tuberosità, nell'area della tuberosità, che è riferita a essere, diciamo, osso tipo D3, D4. Jeffin e Bertman hanno riportato che nell'osso tipo 4, comunque, la percentuale di fallimento implantare può arrivare fino al 35% rispetto a un 3% per gli impianti messi invece in osso tipo 1, tipo 2 e tipo 3. E anche la lunghezza dell'impianto sembra non esercitare una grossa influenza allorquando parliamo di osso tipo D1, D2 e D3, ma quando ci approcciamo a un osso tipo D4, invece, esercita una sua influenza per quanto riguarda appunto il tasso di successo implantare. Diverse tecniche sono descritte per appunto la riabilitazione di un mascellare atrofico posteriore: rialzo di seno, impianti zigomatici e short implant. La tecnica che voglio, diciamo, condividere con voi oggi è quella dell'utilizzo dell'impianto pterigoideo attraverso l'uso della chirurgia guidata dinamica. Questo impianto potrebbe trovare una nuova applicazione, soprattutto in questo scenario nuovo che ci accingiamo ad affrontare, che è post-Covid-19, diciamo, perché consente di abbreviare un po' i tempi, consente appunto di fare carichi immediati, di gestire il paziente appunto andando incontro a quelle che saranno i prossimi mesi, i prossimi scenari. E questi impianti sono stati introdotti in letteratura alla fine degli anni 80. Nativo in quella zona veniva preservato e questo era sufficiente per inserire un impianto di lunghezza che variava tra i 13 e i 20 mm. Coinvolge tre differenti ossee, componenti ossee, ma un'unica zona anatomica. Queste tre componenti ossee, diciamo, coinvolte sono la tuberosità del mascellare, il processo piramidale dell'osso palatino e il processo pterigoideo dell'osso dello sternoide. Vedete qui, diciamo, potete vedere un'unica zona anatomica e con tre colori differenti, tre componenti ossee. Vediamo qui tre mascellari, diciamo, atrofici in cui vale il discorso che avevamo prima accennato. Dalla zona 1.5 alla zona 2.5 vedete che non vi è lo spazio per inserire alcun impianto, ma c'è lo spazio per inserire due impianti pterigoidei da 22 mm nell'arcata nella parte destra e 20 mm nella parte sinistra. Così come in questo paziente c'è lo spazio per inserire due impianti pterigoidei da 13 mm. E così come in questo paziente non c'è più possibilità di inserire nessun impianto in nessun'altra zona, diciamo, del mascellare se non appunto nella parte della zona pterigoidea. Quindi l'impianto pterigoideo è un impianto che consente un approccio minimamente invasivo, senza innesti d'osso, è predicibile, evita, diciamo, cantilever posteriori,
richiede un breve periodo di trattamento e stabile durante il tempo. In una recente revisione della letteratura di Araujo ed altri colleghi è stato riportato un tasso cumulativo di sopravvivenza implantare, diciamo, per un periodo di tempo superiore a 10 anni di oltre il 94%, ma è stato riportato anche che la maggior parte delle perdite implantari sono state causate da malpositioning, quindi perdite prima del carico, per cui è un impianto molto, se messo bene, un impianto molto stabile durante il tempo. Il carico immediato è possibile e comunque genera un decremento dei costi sia per il paziente sia per il dentista. Ok, e allora la domanda che ci poniamo tutti è: perché se ci sono questi vantaggi non è una tecnica largamente usata? Beh, intanto ci sono due fattori che ne limitano l'uso. Il primo è quello dovuto a un inserimento a mano libera di un impianto di una lunghezza dai 15 ai 20 mm, appunto, in un'area anatomica a rischio. E poi c'è un altro limite, almeno fino a qualche anno fa, che era un limite appunto protesico, cioè l'andare a protesizzare impianti tiltati in una zona posteriore, laddove c'è una ridotta apertura della bocca e laddove, ad esempio, fino a qualche anno fa non avevamo nemmeno la possibilità di usare i multi-unit abutments. Dottore, scusi se la interrompo, Prego. Alcuni mi dicono che vedono le slide un po' sfocate. Può provare a interrompere un attimo la condivisione dello schermo e poi rimetterla? Sì, faccio subito. Ok. Arrivato. Grazie. Come va adesso? Si vede ancora un po' sfocato, tanto procediamo. Non riesco a capire il perché, vabbè. Ok, andiamo a vedere qual è questa zona anatomica. Vedete, con il mio mouse io sto indicando appunto la fossa pterigopalatina. Con PF indicato il punto più craniale della sutura pterigomascellare, qui c'è il punto più caudale della sutura pterigomascellare. Questa lunghezza tra questi due punti è mediamente riportata a essere attorno ai 13,5 mm. L'arteria mascellare interna arriva nella fossa pterigopalatina e con uno dei suoi rami terminali, l'arteria palatina discendente, con un decorso che va da posteriore verso anteriore e da laterale verso mediale, emerge nella cavità orale attraverso il canale palatino maggiore. E attraversa appunto il canale, cioè scusate, attraverso il forame palatino maggiore e il suo decorso avviene invece nel canale palatino maggiore. La lunghezza invece di questa colonna d'osso in senso antero-posteriore è mediamente sui 6 mm, mentre medio-lateralmente questa lunghezza d'osso è di circa 9 mm e mezzo. Qui vedete il canale palatino maggiore e il seno mascellare. Questa è una pianificazione di un impianto pterigoideo laddove è importante andare a vedere, a intercettare quella che è la distanza appunto dal canale palatino maggiore durante la pianificazione. Quindi si va a vedere sulla combine, si va a intercettare questo canale e si valuta la distanza appunto dall'impianto pianificato da quello che è una zona anatomica a rischio. Queste, va bene, sono delle immagini che ci fanno vedere il decorso dell'arteria mascellare esterna, interna, scusate, e del suo ramo terminale dell'arteria palatina discendente. Questa è un'altra immagine, appunto, in cui si vede anche il processo laterale, processo pterigoideo dello sfenoide laterale. Questa è un'immagine presa da un articolo del 1994 di Graves. Vedete qui. Diciamo, questo punto è un punto molto importante, un repere anatomico molto importante nella tecnica a mano libera perché è palpabile, quello che in inglese viene chiamato amular process, viene palpato dall'orofaringe. Ma passiamo alla tecnica chirurgica. Che
Che cosa ci dice la letteratura? La gran parte della letteratura presente è riferita all'utilizzo delle ortopanoramiche, per cui davano delle indicazioni, vedete, chi suggeriva un'inclinazione a 45 gradi relativa al piano di Francoforte, chi a 70 gradi. La realtà è che con l'utilizzo appunto delle combine e comunque con la tecnologia digitale, ogni paziente riceve una pianificazione customizzata. Il danno maggiore che si può creare, appunto, è dovuto al malposizionamento dell'impianto pterigoideo e rappresenta, appunto, un danno all'arteria palatina discendente. Vedete qui, diciamo, come l'estensione del seno mascellare e la colonna d'osso sotto, appunto, il seno mascellare determinano il punto di inserimento, il punto più coronale dell'inserimento dell'impianto pterigoideo e la sua inclinazione. Ecco qui. Diciamo che se vogliamo dare delle indicazioni, abbiamo detto che un repere è appunto palpare l'amular process del processo mediale della lamina appunto pterigoidea e 5 mm. L'osso più denso si trova circa 5 mm più mediale, più laterale rispetto a questo processo e ad un'altezza che è di circa 13-16 mm dal punto più caudale della sutura pterigomascellare. Quindi si fa un'incisione a tutto spessore 5 mm più mediale rispetto alla cresta ossea, appunto dall'incisura della sutura pterigomascellare fino alla zona premolare. E solitamente la zona più densa, che abbiamo detto essere intorno ai 5-6 mm, è al centro delle due lamine pterigoidee. E se pensate che non viene attraversata in maniera perpendicolare, diciamo, ma con delle angolazioni, questi 5-6 mm possono anche diventare 7-8 mm di osso denso. Emergere 1-2 mm all'interno della fossa pterigoidea non produce alcun danno perché qui, diciamo, è una zona in cui c'è la presenza dei muscoli pterigoidei, ma non di strutture vitali. Ma vediamo. Abbiamo detto che uno dei limiti dell'utilizzo e dello sviluppo di questa tecnica era appunto l'inserimento di un impianto lungo in una zona anatomica a rischio. È una tecnica appunto quasi alla cieca, semiceca. In uno studio riportato da Verkusen ed altri colleghi è stato paragonato l'accuratezza nell'utilizzo di guide chirurgiche con quella che era la mano libera, cioè la mental navigation, ossia viene fatta una pianificazione e poi cerchiamo di riportare a mano libera quanto più fedelmente possibile nella realtà. Che succede? Che gli errori riportati a mano libera, vedete, sono riportati circa 10 gradi di errore con una deviazione apicale di 2,9 mm, ma questi 2,9 mm sono riferiti ad un impianto tradizionale di 10-13 mm. Qui parliamo di impianti di 18-20 mm, per cui anche a parità di errore angolare, essendo la deviazione apicale direttamente dipendente dall'errore, diciamo, dalla lunghezza dell'impianto, possiamo arrivare a errori di 5-6 mm. E compromettere la nostra chirurgia. Oggi, diciamo, ci viene incontro la tecnologia e una delle tecnologie più utili nell'inserimento dell'impianto pterigoideo è quello di utilizzare i sistemi di chirurgia guidata dinamica. Come funzionano i sistemi di chirurgia guidata dinamica? Funzionano come un GPS, ossia istante per istante riescono a fare una triangolazione tra l'arcata del paziente che deve essere trattata e il nostro contrangolo, quindi la nostra fresa. Per cui, dopo aver registrato, diciamo, la combine del paziente e averla portata in uno spazio di coordinate cartesiane note, queste due telecamere ci consentono di seguire passo passo la nostra chirurgia. Ma non solo ci consentono di fare questo, ci consentono anche di fare delle prove di accuratezza. E quindi noi, istante per istante, sappiamo se ogni nostro step del nostro workflow è accurato o meno.
Oltretutto non abbiamo ostacoli e in una zona laddove c'è una ridotta apertura della bocca, il fatto di non avere ostacoli è un grosso vantaggio. Ma vediamo quanto è accurato, diciamo, l'utilizzo di questi sistemi di chirurgia guidata dinamica. Qui riporto un articolo pubblicato da me con altri colleghi in cui ho inserito 231 impianti in alveoli guariti e le deviazioni riportate sono di circa 2,26 gradi a livello come deviazione angolare e 1 mm come deviazione apicale. Ok, diciamo, vediamo se abbiamo valutato anche se vi fosse una curva di apprendimento nell'utilizzo di questi dispositivi. Beh, allora, quando sono stati analizzati i primi 50 impianti inseriti, l'errore angolare riportato è stato di circa 3 gradi e mezzo con una deviazione apicale di 1,2 mm. Negli ultimi 50 impianti, diciamo, si è quasi dimezzato questo errore passando a meno di 2 gradi, con un errore appunto apicale di 0,85 mm. Questo è un altro articolo che è uscito, diciamo, adesso sulla rivista International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, in cui è stato utilizzato un processo interamente digitale per i parzialmente dentuli. Ossia, non c'è più bisogno di uno stent radiologico, ma si utilizzano i denti residui del paziente come punti di riferimento per fare la registrazione della combinda navigare. In questo modo, gli errori riportati sono stati più o meno gli stessi, 1 mm a livello di deviazione apicale e circa 2,5 gradi a livello di deviazione angolare. Questi sono i tre studi più importanti in vivo presenti in letteratura, i due che vi ho citato, più uno studio presentato da Michael Block. Vedete, l'errore apicale è di circa 1 mm, diciamo che siamo su errori che ci consentono di effettuare una chirurgia abbastanza sicura. Vediamo allora qual è il modo di procedere attraverso, diciamo, per la pianificazione di un impianto pterigoideo. Non si può prescindere da una ceratura diagnostica, per cui, diciamo, adesso i software aiutano tantissimo, si prende un'impronta ottica oppure un'impronta tradizionale con uno scanner extraorale, si ha, diciamo, il file in STL, si fa la ceratura diagnostica, la si importa in questi software e si può procedere appunto ad una pianificazione protesicamente guidata. Una volta effettuata questa pianificazione protesicamente guidata e aver registrato l'arcata del paziente da trattare, vedete, si fa un controllo di accuratezza, ossia si va a toccare un punto noto. Per cui se in questo caso l'errore è di 0 mm, per cui io sono sicuro di essere di toccare un punto e di non avere margine d'errore, per cui basta seguire durante la mia ostotomia questo mirino per portare a casa una chirurgia sicura e accurata. Vedete, io vedo la fresa mentre avanza nell'osso in una zona che non ha tanti margini di manovra. Vedete qui, diciamo, l'ostotomia dell'impianto pterigoideo. Questa è l'immagine radiografica del post-intervento con la combin e poi in questo caso sono state anche sovrapposte la combin post-operatoria con gli impianti inseriti e la combin preoperatoria con gli impianti pianificati e gli errori riportati, vedete, sono stati di 0,85 gradi per l'impianto pterigoideo con una deviazione all'apice di 0,96 mm in 3D, mentre di profondità è stata meno di 0,6 mm, e 2 gradi e 31 per l'impianto in zona 1,6 con una deviazione all'apice di 0,52 mm. In questo caso l'abbiamo gestito, era un paziente che mi è stato riferito che aveva avuto dei fallimenti implantari per dopo a seguito innesti tosso che aveva fatto in passato. Diciamo, la combin aveva dimostrato che non c'era possibilità di inserire impianti in nessun'altra parte
diciamo, del mascellare, allora abbiamo provato intanto a inserire due impianti pterigoidei e abbiamo inserito due impianti pterigoidei della Noris Dental nell'unica diciamo, posizione possibile. Vedete, l'errore è stato riportato di 1,75 gradi per lo pterigoideo di destra, mentre di 1,71 gradi per lo pterigoideo di sinistra. Poi questo paziente, diciamo, circa 2 mesi fa, ho fatto delle chirurgie post-estrattive e l'ho protesizzato, soltanto che non ho potuto procedere alla documentazione per ovvi motivi che ben conoscete durante questo periodo. Non l'ho potuto vedere, però diciamo, appena possibile avrò la documentazione del caso. Questo diciamo, invece è un caso per il quale voglio condividere con voi un errore di valutazione che ho fatto. Cioè, ho trattato questo caso senza procedere ad una ceratura diagnostica, per cui ho fatto la pianificazione direttamente sulla combin. Questa era la mia pianificazione, 4 impianti frontali e 2 pterigoidei di lunghezza di 16 mm, e questo è stato il risultato finale della chirurgia. Beh, sembra un intervento molto accurato e se noi andiamo a vedere, tra l'altro, diciamo, le deviazioni che riportate tra il post operatorio, tra la combin post operatoria e la combin preoperatoria, vediamo che è stata una chirurgia molto accurata. 2 gradi e 19 per lo pterigoideo di destra, 2,11 per il primo impianto frontale, e 0,81 per il secondo, 2,05 sempre per un altro impianto frontale, 1,84 per il quarto impianto frontale, 2,37 gradi per lo pterigoideo di sinistra. Diciamo, la sintesi riportata in questa slide, l'errore medio è stato di 1,12 gradi con un errore all'apice di 1,37 mm. Quindi è stato riportato fedelmente quanto pianificato. Questa è stata poi, diciamo, l'ortopanoramica con il provvisorio consegnato la sera. Ma allora dov'è l'errore? Vedete, il non aver utilizzato la ceratura diagnostica, se voi vedete l'impronta in gesso, vedete che la direzione non è quella ideale, sono le direzioni implantare, non è la direzione ideale. Per cui, diciamo, il procedere senza una ceratura diagnostica per il trattamento dei casi, diciamo, completamente edentuli, non può essere omessa. Per cui, diciamo, è sempre opportuno operare attraverso una pianificazione protesicamente guidata. Dottore, scusi se la interrompo di nuovo. Dato che alcuni mi stanno dicendo che vedono ancora sfocato, può provare a chiudere proprio il PowerPoint e riaprirlo e poi Benissimo. ricondividerlo? Allora, stop sharing. Perché noi la vediamo e la sentiamo bene, però il PowerPoint si vede un po' sfocato. Allora, Di chiudo. meno. Sì, lo riapro, eh. Adesso voi non lo vedete lo No, non schermo, ancora. giusto? Ok. Ok, un attimo. Riporto alla slide Sì. giusta. Ok, adesso condivido lo schermo. Ci siamo? Si vede sempre un po' sfocato, forse dipende Ma non riesco a dalla. capire il perché. Beh, andiamo avanti comunque. Poi dopo approfondiamo anche con le domande eventualmente. Ok. Tanto poi posso girare il PDF a tutti, senza nessun problema. Ok. Allora, poi ricondividiamo la presentazione. Sì, ecco, qual è il corretto modo di procedere di questi casi? Si prende un'impronta ottica o un'impronta tradizionale preliminare
procedere a un setup diagnostico, quindi a una ceratura diagnostica. Io poi utilizzo dei marker radiopachi soltanto perché poi devo, diciamo, matchare l'STL prodotto con, diciamo, la protesi del paziente che calza mentre fa la combin. Queste sono solo delle immagini intraorali del paziente. La prova, appunto, del cieco occlusale, le prove estetiche, prove fonetiche, per vedere che tutto torni, e quindi si può procedere alla combin del paziente. In questo caso, trattandosi di un paziente totalmente edentulo e non avendo dei denti da registrare, io ho inserito delle mini screw per poter appunto procedere alla registrazione dell'arcata del paziente fatta appunto automaticamente dal software. Faccio una pianificazione protesicamente guidata e quindi una volta riconosciuto appunto queste viti, queste mini viti, si esegue un controllo di accuratezza, vedete 0.0, e a questo punto, libero da ogni ostacolo, posso iniziare la mia chirurgia. Vedete qui l'osteotomia. A questo punto vi faccio vedere un video. Allora, faccio stop share, vi faccio vedere un video. Che dura poco. Invece di registrare i denti residui, sono state inserite 5 mini viti che il software automaticamente riconosce e le riporta in un ambiente di coordinate spaziali noto. Terminata la registrazione delle mini viti, operazione che consente di allineare l'arcata da trattare alla combin, è sempre opportuno fare un check di accuratezza. Errore in questo caso oscilla tra 0 e 0,2 mm. Si calibra poi l'asse del manipolo e la lunghezza della fresa e si può procedere alla fase di osteotomia. Come potete vedere, si può seguire in tempo reale l'avanzare della fresa nell'osso sullo schermo al fine di eseguire una chirurgia accurata, sicura e minimamente invasiva, anche per l'inserimento di impianti in zone critiche, come in questo caso dove abbiamo inserito due impianti pterigoidei. Al termine dell'osteotomia, anche l'impianto può essere guidato nel suo inserimento, seguendone in tempo reale il suo avanzare nell'osso. Vado un po' avanti così. Bene come, diciamo, si può seguire la fresa mentre avanza nell'osso con la sicurezza di procedere in maniera accurata, perché ho fatto il controllo di accuratezza, seguo esattamente il mirino e quindi non ci sono margini di errore. E questo si può fare sia per l'osteotomia sia appunto per l'inserimento degli impianti. Adesso ritorno alla presentazione. Ecco qui. E quindi questo è il post, diciamo, combin. Vedete questo, la sovrapposizione delle due immagini con anche qui un'accuratezza, diciamo, notevole, un grado 71. 2 gradi e 46, vabbè, è inutile che vi tedi con l'accuratezza perché avete visto che è abbastanza preciso. Adesso invece vi voglio far vedere che cosa succede laddove, diciamo, si fa un'osteotomia guidata dalla chirurgia guidata dinamica, invece l'inserimento a mano libera. In questo caso, anche qui sono stati pianificati 6 impianti della Noris Medical. E diciamo i quattro impianti frontali e due pterigoidei. I due impianti centrali pianificati è stato pianificato di diciamo
fare l'ostotomia e l'inserimento guidato, mentre per i quattro impianti, i due pteriguidei e i due laterali, è stato pianificato di procedere con un'osteotomia, diciamo, guidata e con un inserimento degli impianti a mano libera. Sempre la produzione del setup digitale, pianificazione protesicamente guidata. Vedete, la pianificazione prevedeva, vi sottolineo questo adesso, un impianto in zona 2.2. Questa è la registrazione. Prima di togliere i denti sono stati messi i quattro impianti che vedete in figura. Registrazione dell'asse, controllo di accuratezza, osteotomia. Ok, perfettamente. Ok. E poi, diciamo, ho rimosso i denti e sono andato a fare l'ostotomia dei due impianti più centrali. Per l'impianto in zona 1.2 non ho avuto nessun problema, mentre per l'impianto in zona 2.2, dopo l'osteotomia, non ho trovato la stabilità necessaria. E a quel punto, non avendo più margini di manovra perché lo spessore osso non mi consentiva di mettere un impianto di diametro più grande, essendo questa tecnologia appunto dinamica, ho cambiato la progettazione del mio impianto e l'ho pianificato in zona 2.1. Per cui ho inserito l'impianto in zona 1.1 e questo è il post della mia, diciamo, del mio trattamento. Queste sono, vedete, no, vi voglio far vedere come inserire, invece, questo impianto è stato fatto all'osteotomia a mano libera, ma l'inserimento a, cioè l'osteotomia guidata, ma l'inserimento a mano libera, vedete che si perde un po' di margine di accuratezza. Soprattutto questo accade nell'arcata superiore. Vedete, anche qui ho perso un po' di accuratezza, cosa che non è successo laddove ho guidato l'impianto anche durante l'inserimento per i due impianti centrali, che sono rivelati molto più accurati, perdita un po' di accuratezza per questo impianto e lo stesso per l'impianto pteriguideo di sinistra. Questo invece appartiene a uno studio che diciamo è quasi completato, manca soltanto la raccolta dei dati, in cui è uno studio prospettico di 20 pazienti in cui la metà, diciamo, un lato è stato gestito a mano libera e un altro lato è stato gestito attraverso l'utilizzo della chirurgia guidata dinamica. Sempre quattro impianti frontali e due pteriguidei. Il giorno della chirurgia, appunto, viene aperta la busta e si scopre quale lato deve essere fatto a mano libera e quale lato attraverso l'utilizzo della chirurgia guidata dinamica. Questa è la pianificazione del caso. Lato destro, in questo caso, mano libera, lato sinistro, con l'utilizzo della chirurgia guidata dinamica e diciamo questa è la pianificazione, appunto. Vedete in questo caso in particolare come l'impianto dell'impianto pteriguideo di destra messo a mano libera ha riportato una deviazione angolare di quasi 14 gradi. Il primo impianto invece non pteriguideo del lato destro di 4,61 gradi e l'altro impianto sempre a mano libera 17,29 gradi. Vedete, qui si vede bene la discrepanza tra quanto era stato pianificato e quanto realizzato. Invece vedete a mano libera qui quanto è precisa, diciamo, quanto si discosta poco il pianificato dal realizzato. 0,64 gradi per il primo impianto, 0,65 gradi per il secondo impianto, 1,78 grado per, diciamo, l'opteriguideo di sinistra. Ora, un'altra cosa che voglio condividere con voi è un articolo che è stato accettato, ma che è in corso di pubblicazione, sempre sulla rivista International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, in cui pazienti parzialmente dentuli sono stati trattati attraverso l'utilizzo di impianti pteriguidei a mano libera o con la chirurgia guidata dinamica. In particolare sono stati inseriti 63 impianti, di cui 31
attraverso la chirurgia guidata dinamica e 32 a mano libera. Vedete, come vi dicevo prima, i due persi sono quelli a mano libera, ma sono stati dovuti al fatto che non abbiamo ottenuto la necessaria stabilità primaria per malpositioning, perché laddove l'impianto viene pianificato correttamente e inserito nella posizione giusta, è un impianto che ci dà veramente tante soddisfazioni. Qui ci sono le medie riportate della chirurgia dinamica, vedete 2,66 gradi, perfettamente un errore apicale di 1,27 mm, perfettamente in linea con quelli che sono stati gli altri studi riportati in letteratura. A mano libera invece abbiamo un errore di 12,64 gradi con un errore di deviazione apicale di 2,57 mm. E poi abbiamo fatto altre valutazioni. La distanza media tra la pianificazione dell'impianto pterigoideo e il grande canale palatino maggiore. Vedete, la media riportata è di circa 3,5 mm. Però attenzione, perché il minimo è stato di 1,1 mm. Per cui, diciamo, bisogna prestare attenzione a questa distanza, perché delle volte, appunto, abbiamo delle distanze che possono essere veramente piccole. Un altro importante valore che abbiamo rilevato è stato lo spessore del tragitto trasmucoso. Vedete, lo spessore medio è stato di 5,41 mm, ma con un massimo di quasi 9 mm e mezzo, per cui spesso e volentieri una rimodellazione dei tessuti molli sono necessari durante l'atto chirurgico. È un aspetto da valutare, perché certe volte abbiamo appunto questo tragitto trasmucoso che è veramente notevole. Le lunghezze medie utilizzate. Beh, la maggior parte delle lunghezze sono state tra i 15 e i 18 mm. Invece vi devo dire che per quanto riguarda lo studio dei totalmente dentuli, le lunghezze utilizzate maggiormente sono state tra i 18 e i 20 mm. Però quella, ancora, diciamo, stiamo analizzando i numeri, per cui diciamo, non sono dati ufficiali. Ma guardiamo invece la protesizzazione. Vedete, la protesizzazione con una pianificazione customizzata è stata potuta, abbiamo potuto gestire questa protesizzazione utilizzando spesso MUA di circa 30 gradi, quasi nel 60% dei casi, ricorrendo a dei MUA customizzati soltanto nel 5 volte, quindi nell'8% dei casi. Per cui anche la parte protesica ormai non rappresenta più un ostacolo. Ovviamente il T-test ha mostrato della significatività statistica in tutti i valori di deviazione tra la mano libera e l'utilizzo della chirurgia guidata dinamica. Vedete, invece, l'utilizzo degli impianti, pterigoidei, della Noris Medical, ci consente appunto di gestire, abbiamo detto, la prima parte di osso è veramente osso tipo D4, per cui avere questo tragitto, questa prima parte liscia, ci consente di evitare appunto delle perimplantiti, ma inoltre ci consente appunto qualche volta di poter rimanere, ci perdona se rimaniamo un paio di millimetri sopra la cresta ossea. E per non parlare appunto della possibilità offerta dai multi-unit abutment che arrivano fino a angolazioni di 60 gradi, per cui è impossibile non gestire tutta la protesi connessa appunto all'utilizzo dell'impianto pterigoideo. Torno a ripetere, il nuovo scenario va verso, diciamo, l'utilizzo del digitale e verso l'utilizzo di tecniche minimamente invasive. Non dico il one day digital dentistry, ma la strada appunto potrebbe essere quella. E attraverso l'utilizzo della tecnologia possiamo approcciare in maniera minimamente invasiva il paziente con risultati predicibili, con periodi brevi di trattamento, dandogli un lavoro che è stabile durante il tempo, a carico immediato, con un decremento dei costi, diciamo, sia per il paziente sia per noi. E l'utilizzo
appunto dell'impianto pterigoideo ben si colloca in questo nuovo scenario che stiamo per vivere. Questi sono i contatti che conoscete meglio di me. Grazie a tutti per l'attenzione, sono disponibile per tutte le domande. Allora, dottore, può già riattivare il video che l'avevo momentaneamente staccato io per la qualità, ok? E già su QA trova la prima domanda. Ricordiamo a tutti, le domande potete o cliccare sull'icona con la mano e vi apriamo il microfono, oppure scriverle nella sezione QA. Ok. Sì, vabbè, gli impianti transsinusali, ovviamente, certo, però, diciamo, impianti transsinusali, pure lì, diciamo, no, non puoi farlo con una tecnica minimamente invasiva, nel senso, abbiamo, tra l'altro, il caso che vi ho fatto e che è in corso di, che devo documentare, abbiamo inserito anche due impianti transsinusali, però con l'utilizzo della chirurgia guidata dinamica. Quindi, diciamo, tutto ciò che evita il bone graft e utilizza al meglio l'osso nativo, andando a prendere tutte le aree più dense possibili, ovviamente sono tutte auspicabili. Ok, qualche notizia sul navigatore, vabbè, questa, sì, nel senso il navigatore è facilmente trasportabile, c'è uno stativo che consente appunto l'utilizzo, il facile trasporto e diciamo poi non era, diciamo, non è questo l'oggetto del webinar, se volete possiamo fare un webinar, diciamo, appropriato per l'utilizzo della chirurgia guidata dinamica, appunto. Allora, l'amular process, ho detto che si può palpare dall'orofaringe, per cui mediamente è una zona anatomica, il centro della fossa pterigoidea è circa 5 mm più laterale a questo processo, e lì è la zona in genere dove c'è il maggior spessore osseo, ed un'altezza di 13-15 mm dal punto più caudale appunto della sutura pterigomascellare. Il carico pterigoideo in genere è possibile, spesso si raggiungono torque adeguati, superiore agli 80 newton, potrebbe aiutare nell'osteotomia l'uso delle frese ostocondensatrici, perché bastano veramente due frese, perché la prima parte si fa, diciamo, è osso veramente poco denso, per cui diciamo le frese ostocompattatrici possono aumentare diciamo il torque per l'utilizzo appunto di questi impianti e per il carico immediato. Comunque solitamente sì, aiuta ed il carico immediato è possibile. Beh, la tecnica tradizionale richiede più tempo, richiede delle accortezze in più, richiede uno stress chirurgico maggiore, richiede dei lembi di accesso che spesso possono non essere eseguiti attraverso la chirurgia guidata dinamica, se non un minimo lembo, richiede certe volte delle lastre intraoperatorie, per cui, diciamo, si parla di con invece l'utile. Comunque, nello studio che sta per uscire, adesso non ho riportato i dati, quello che è stato accettato, c'è anche questa differenza di tempo tra la chirurgia a mano libera e la chirurgia, diciamo, guidata dinamica, e se non sbaglio al lembo effettuato si parlava di circa 2 minuti per la chirurgia, compreso l'inserimento dell'impianto per la chirurgia diciamo guidata dinamica, e di 19 minuti per la chirurgia tradizionale, però non sono sicuro di ricordare a memoria questi dati.
Allora, sì, perché la distanza, sì, se la distanza, questa domanda dice se la distanza tra apice implantare e arteria palatina certe volte è bassa, come mai, diciamo, perché appunto, intanto l'arteria palatina discendente e l'impianto pterigoideo decorrono paralleli, quindi intanto è difficile intercettarla e fare dei danni perché dovresti sbagliare di tanto, per cui diciamo più o meno l'andamento è quello. Poi c'è da dire che se la intercetti nella zona più apicale e spesso, diciamo, in letteratura, tra l'altro, c'è anche molta confusione tra impianto pterigoideo e impianto tuberositario. L'impianto pterigoideo va a coinvolgere anche il processo pterigoideo dello sfenoide. E in ogni caso, appunto, è lì che si può, è lì è la zona più vicino. Per cui, diciamo, uno si può tenere poco, un paio di millimetri più corto, allora la distanza diventa ancora maggiore dall'arteria palatina discendente. Io parlavo di una, diciamo, pianificazione ideale laddove si sfrutta tutto l'osso. E comunque diciamo che siccome è un andamento quasi parallelo, è difficile appunto creare dei danni. Sì, diciamo che il consiglio che vi do per ridurre i rischi sono quelli di fare un'attenta pianificazione, prendere più reperi possibili, procedere con cautela, si può procedere anche attraverso l'uso della piezochirurgia oppure degli osteotomi. Diciamo che ognuno di noi si fa una propria cultura, una propria, diciamo, modo di procedere. In ogni caso, poi, diciamo, ritornando, al discorso dell'arteria palatina discendente, la distanza è appunto dall'apice, dove è compreso anche il diametro dell'apice. Spesso le frese che utilizziamo sono fino a un paio di millimetri più piccole della larghezza implantare, quindi si riduce di un ulteriore millimetro la distanza dalla palatina discendente. Certo che si sente la densità differente, lo si sente sia nella fase di osteotomia, ma anche nell'inserimento implantare. Proprio a un certo punto cambia il torque di inserimento implantare. La navigazione non cambia niente rispetto alla mano libera, nel senso che uno procede ad una chirurgia a mano libera, ma guardando lo schermo è come se vedesse dentro l'osso, è come se facesse una laparoscopia, ma non cambia niente rispetto alla chirurgia a mano libera. Dottore, prima di proseguire con le domande su QEA, le leggo anche una che hanno inserito in chat. Ci chiedono se ha usato questa stessa tecnica, questo stesso raffronto tra mano libera e navigata anche per gli impianti zigomatici. No, ho fatto due casi di impianti zigomatici con il dottor Pistilli, ma il workflow per diciamo, la gestione dei casi zigomatici è diciamo, ancora in itinere. Per cui non voglio sbilanciarmi, diciamo che non è stato fatto ancora uno studio serio tra la mano libera degli zigomatici, la mia esperienza è molto limitata, a due casi appunto, per cui aspetterei un po' prima di darvi queste notizie. Allora, no, la posizione che ritengo più adatta, io ho visto che diciamo siamo più o meno sui 15 gradi, perché diciamo sui 15 gradi in senso antero-posteriore. Ok, non so se no, la dima chirurgica, c'è uno studio molto bello di Vreeling in cui inserisce tra le altre cose anche degli impianti pterigoidei attraverso l'utilizzo della dima chirurgica e nella zona posteriore appunto riesce solo a passare la fresa pilota riportando degli errori notevoli perché diciamo, lo spazio dell'apertura della bocca è limitato. Per cui diciamo, l'utilizzo della dima chirurgica può avere qualche problema in quella zona lì. Non lo so se il dottor Grecchi vuole fare qualche considerazione di tipo anatomico o
o di tipo chirurgico, vista la sua esperienza. Ora un attimo gli apriamo il microfono, Sì. secondo solo. Okay. Sentite la mia voce o no? Sì, Nulla. sentiamo. Adesso sì? Sì. Ma vabbè, complimenti. Io sono inesperto totale, non della chirurgia pterigoidea, ma di questo tipo di procedura. Anzi, Sì, no, ma infatti ci riferivamo alla procedura tradizionale che immagino No, che... ma io mi ha fatto molto piacere, valutarne l'efficacia, perché come tutte le procedure, sicuramente non particolarmente risparmiose, diciamo così, deve avere un significato. E questo è un significato molto valido. Dal punto di vista anatomico, la regione è stata descritta in modo efficace e quali sono i pericoli. In effetti, l'impianto pterigoideo è meno pericoloso di quanto non possa far intravedere la delicatezza della e la limitazione, la particolare dimensione della zona da raggiungere, che è piccola, però. Devo dire che insomma di grosse problematiche là in fondo non se ne creano da quello che mi risulta. È molto più facile, per esempio, sono molto più facili altre lesioni anche dal punto di vista proprio emorragico. La zona pterigomascellare si raggiunge molto di più dall'esterno che non dall'interno. Però la tecnica è sicuramente valida. Per quello che posso dire anch'io, posso solamente aggiungere questo, che sull'impianto zigomatico è molto difficile utilizzare questo strumento che è limitato dal punto di vista della tridimensionalità cranica. Va molto bene per queste zone piccole. Io sono abituato a usare dei navigatori neurochirurgici per raggiungere delle zone più profonde e sono degli strumenti decisamente ingombranti, costosi e difficili da utilizzare. Potrebbe essere che si riesca, ci sono un paio di equip cinesi che hanno utilizzato quei neuronavigatori per implantologia zigomatica, ma francamente credo che si possa fare qualcosa di molto più preciso, comunque di molto preciso. Senza questi costi, perché sono strumenti che costano dagli 80 ai 100 mila euro e quindi no, non possono certamente No, essere no, qui in uno parliamo di studio. costi di 25.000 euro. Sì, no, ma comunque poi con una ripetitività e con una frequenza di utilizzo che insomma è uno strumento che può essere utilizzato quando uno ci prende un po' la mano, può essere utilizzato decisamente in modo continuativo nella professione, quindi ha un significato. No, no, niente da aggiungere, ascolto e basta, partecipo, complimenti. Grazie. No, un'altra cosa per rispondere alla chat. Io non ho parlato di errori notevoli con la DIMA chirurgica perché ci sono presenti 15 articoli miei in letteratura di DIME chirurgiche con risultati notevoli. Ho semplicemente detto che certe volte l'utilizzo della DIMA chirurgica in aperture della bocca limitata con frese lunghe per l'inserimento, diciamo, per inserire un impianto da 18-20 mm in zona pterigoidea, può risultare, diciamo, indaginosa. Oltretutto, diciamo, con la DIMA chirurgica in quella zona lì, io non posso fare un controllo di accuratezza se sto facendo una chirurgia, diciamo, precisa. L'utilizzo della chirurgia guidata dinamica, ad esempio, se devo passare lateralmente
al nervo, alla parete del seno mascellare, mi consente, mi dà una maggiore sicurezza da un punto di vista personale. Io, diciamo, i risultati da me riportati in letteratura tra la DIMA chirurgica e la chirurgia guidata dinamica sono esattamente comparabili. Non c'è differenza di errore, per cui, diciamo, il vantaggio nella mia esperienza della chirurgia guidata dinamica è A, che posso vedere ciò che sto facendo, B, che posso controllare se lo sto facendo in maniera accurata istante per istante, C, se voglio cambiare progetto implantare lo posso fare in qualsiasi istante. Un altro grande vantaggio che mi dà la chirurgia guidata dinamica è che non ho tempi di consegna, non devo dipendere da nessuno. Cioè il paziente arriva, io in studio ho lo scanner intraorale, la COMBIN, la chirurgia guidata dinamica, per cui posso farmi la ceratura diagnostica, la COMBIN e l'intervento in un unico giorno senza tempi di attesa. Questo è, diciamo, ciò che mi ha spinto a usare sempre meno la chirurgia statica e a utilizzare la chirurgia guidata dinamica. Ma assolutamente non è mia intenzione dire che la chirurgia guidata statica non abbia i suoi vantaggi, soprattutto per la fase protesica, e non sia accurata. Poi, dottore, vedo ci sono altre domande su QEA. Sì. Allora, l'apice se fuoriesce al centro della fossa pterigoidea, ma diciamo che uno, sì, ma parliamo di un millimetro, non è che... Comunque anche in questo posso girarvi tutta la letteratura di riferimento, se volete, in maniera tale da poterci confrontare. Io, semmai, Andrea, la giro a te e poi la giri a tutti. Sì, nessun problema. Diciamo, adesso ho in corso uno studio di riabilitazione di pazienti edentuli, appunto con due pterigoidei, un impianto sulla spina nasale e, laddove è possibile, due impianti corti. Non so quali saranno i risultati, anche perché, diciamo, vediamo. Però, voglio dire, è in corso anche questo tipo di studio. Mi farebbe piacere condividere col dottor Grecchi, diciamo, la messa a punto della chirurgia guidata dinamica negli impianti zigomatici. Ok. Vede le altre domande oppure quelle che sono rimaste ha già risposto a tutto su QEA? Sembra di aver risposto a tutte. Anche la domanda quella in inglese sulla... Sì, quella d'inglese ho detto che non ho... Se avete altre domande... No, una criticità di cui tener conto è questa, nel senso che bisogna valutare bene la prima parte, perché bisogna fare l'osteotomia veramente accurata e andare a ricercare l'osso denso, per cui diciamo che si può avere perdita di stabilità primaria se si passano più frese del dovuto, per cui diciamo la prima parte è veramente osso poco denso, per cui spesso e volentieri negli ultimi 3-4 mm si ha l'aumento appunto del torque. Quindi è fondamentale studiare bene appunto questa fare una pianificazione dettagliata e procedere ad un inserimento altrettanto accurato. Si vedo c'è una domanda sul lembo. Il lembo, sì, un lembo a tutto spessore dalla fine della tuberosità mascellare fino alla zona premolare. Ovviamente una volta, certo, non è che bisogna fare lembi eccessivi, nemmeno lì. Una volta individuati, diciamo, qual è la corretta direzione implantare,
Però bisogna partire 5 mm appunto più mediali rispetto alla cresta, perché poi se avete visto l'anatomia il processo va verso la zona più mediale, quindi. Poi non so se l'ha vista, c'era anche in chat questa domanda sull'utilizzo del piezo in questo tipo di Sì, ho film. già detto che potrebbe essere un ausilio valido. Se qualcun altro ha altre domande da fare, se vuol fare la voce basta cliccare sulla mano, apriamo il microfono, oppure potete farle qua su QA. Abbiamo ancora 5 minuti. Se lo lascia il dottor Grivet che vuole parlare, allora gli apriamo il microfono e poi il dottor Grecchi. Dottor Grivet, ci sente? Apre il microfono, può parlare. Mi sentite? Sì, un Mi po' male. sentite? Ora Sì? sì. Volevo sapere se i gradi, siccome nella letteratura sono da 45 a 70, e non ho Sì. capito se misurati rispetto al piano di Francoforte sopra o sotto, che già Allora, questo mi sembra considera, se, abbastanza. quando dice 70, considera 20 gradi, capito? No. 20 gradi di Cioè, io so inclinazione. che lateralmente rispetto al piano di Francoforte, se guardo antero posteriormente, faccio 120-130, non Ok. 20. Sì, No, vabbè, no, ma è 120, 130. sostanzialmente diverso, perché se tutti dicono 45 gradi, 45 gradi è 40 a metà. è a metà, ma non va bene. Ma diciamo, Appunto, siccome nella letteratura più recente parlano di i 70 70. sono più verosimili perché tu fai 120, diciamo, sì, diciamo che. Sì, ma 120 non è scritto su nessuna pubblicazione, mentre sulle vecchie c'è scritto 45, sulle nuove c'è scritto 70, per cui chi si approccia glielo infila in un orecchio, forse Sì, fa un certo, piercing. ma infatti vanno fatte perché le vecchie, se tu vedi, sono tutti articoli. Se tu vedi l'articolo di Graves, è un articolo del Sì. 1994 basato Sì, ma sulle. anche nelle review è tutto campato per aria, cioè se non sono neanche Sì. riusciti a stabilire che cos'è la tuberosità del mascellare Esatto. rispetto all'alveolo, alla tuberosità alveolare, Eh siamo sì, ancora perché hanno proprio in preso gli alveolare. articoli vecchi e hanno fatto un riassunto di quello che era appunto riportato dagli articoli vecchi, che però fanno riferimento alle panoramiche. Ma tanto conviene fare una pianificazione sulla base della combine customizzata al paziente, per cui parlare di angoli è relativo, nel senso. Sì, ma quindi emerge che tutti coloro i quali hanno inserito impianti pterigoidei nel passato l'hanno fatto a caso? Esatto. Beh, c'è gente che ha messo 1500 impianti, mi risulta un po' difficile negli ultimi 30 anni che abbia inserito 1500 impianti a caso e uso la S. Non ho capito, scusa, l'ultima parte. Ho detto, mi sembra difficile credere che persone che hanno inserito 1500 impianti negli ultimi 20 anni abbiano inserito impianti a caso. Non credo che l'abbiano inserito a caso, voglio dire. Ma se pianificando è l'unico, cioè se la pianificazione è pressoché assolutamente indispensabile per inserirlo nel contesto corretto, mi sembra strano che se non si pianifica con un sistema guidato, non ci sia un sistema medio di angolazione che possa essere ritenuto corretto. Beh, medie di angolazione sono appunto quelli che la letteratura riporta e come dici tu c'è il caos. Sì, ma il caos varia da 45 a 70. E poi io sto 70, se lo misuro sul piano di Francoforte, non è 70, ma è 120-130, Sì, antero chiaro, chiaro. posteriore.
Per cui pensavo di poter chiarire questa roba qua, ma torno nella mia mestizia e nel mio dubbio. La tua mestizia e il tuo dubbio non si può fare, diciamo, facendo, prendendo, ed è uno studio che stiamo facendo con 500 con BIN, stiamo vedendo rispetto ai diversi piani quali sono le inclinazioni medie degli impianti pterigoidei, ma nella posizione di pianificazione ideale. Sì, ma... Proprio perché c'è assenza di letteratura, ma per dare un'indicazione media. Sì. Ma molto peggio, ci fosse assenza di letteratura. La letteratura, come ti dicevo prima, non è neanche riuscita a stabilire la univocità dell'interpretazione anatomica fra la tuberosità del mascellare, che è la faccia esterna della parete distale del seno, e il tubercolo alveolare. E nelle review c'è casino lo stesso. E nelle review, perché le review sono fatte per scrivere articoli, quindi... non è in genere chi fa le review, magari non è detto che sia competente di impianti pterigoidei, capito? Magari è competente di analisi statistica, per cui prende le review, fa queste meta-analisi, ma non è detto che sia competente di impianti pterigoidei. Certo, con le altre domande, abbiamo altre 5 domande in coda, se no andiamo lunghi. Grazie molte, Luigi. Prego. Un attimo che apriamo al dottor Grecchi, che ha una domanda. Pronti? Sì. Mi sentite? No, volevo dire che in caso di impianti zigomatici, perché io mi attacco sempre a quello, secondo me è molto utile, potrebbe essere molto utile questo tipo di approccio per l'impianto zigomatico anteriore, quindi per l'impianto più pericoloso, per quello con cui si finisce nell'orbita più facilmente, insomma, sempre nel caso in cui purtroppo si devi dall'iniziale percorso. Perché dal punto di vista della guidata statica ci sono varie possibilità e ce ne sono alcune di recente che stanno ottenendo dei risultati. Noi non abbiamo ancora pubblicato in letteratura, ma abbiamo una deviazione di 1.8 sugli impianti zigomatici di deviazione angolare su circa 11,6 17 moltiplicati per 2, 34 emi mascellari, quindi abbiamo dei risultati decisamente molto favorevoli. Però io credo che uno studio comparativo, un lato esatto. Io credo che per chi comunque continuerà, perché è inevitabile che si continui a lavorare a mano libera, questo tipo di procedura diventerà una volta raffinato un buon supporto per evitare guai che, quando accadessero, potrebbero essere dei guai importanti. Quindi sono curioso di provare a lavorare adesso. Poi, se non ci fosse stato questo guaio, sono in contatto anche con Roberto Pistilli, proprio stiamo combinando qualcosa insieme, per cui troveremo l'occasione di vederci e di provare questa tecnica sull'implantologia zigomatica, sicuramente. Allora, ci sono altre domande qua su QEA, dottore? Sì, vado subito, scusami. Allora, il nome dell'utilizzo di questo sistema di chirurgia guidata dinamica è Navident. Sì, seguire la corticale posteriore del seno può essere utile, chiaramente utile in assenza di guida. Perché l'estensione del seno, voglio dire, guida appunto la direzione dell'impianto pterigoideo. Allora, io in genere metto un impianto sul pterigoideo che emerge in zona 7, e un impianto appunto in zona 4. Però, come dicevo, è in corso uno studio in cui
c'è un impianto pteriguideo e c'è un, diciamo, una distanza dall'altro impianto che è in zona 3. Alcuni, diciamo, sì, alcuni casi sono stati trattati appunto con queste distanze. Sì. Vediamo i risultati, per cui non posso dire, non ho un'esperienza tale da potervi dire qua, se si può fare un trattamento tra due impianti pterigoidei, uno sulla spina nasale. Non posso, diciamo, un caso l'ho fatto, ma non so come andrà, stando attenti anche alle viti protesiche utilizzate, a come, diciamo, a spostare il carico in zona molare, ai carichi laterali. C'è tutto un percorso dietro, per cui anche le fratture protesiche possono essere un problema. Per cui, se voi pensate che aumentando di 0,3 mm il diametro di una vite protesica di un MUA, la resistenza del materiale aumenta del 60-70%. Quindi, voglio dire, sono tutte cose che vanno valutate. L'igiene domiciliare, diciamo, è una zona che va pulita, però non ho visto complicanze nel lungo periodo. E in ogni caso, se siamo particolarmente in una zona posteriore, non è detto che bisogna fare per forza un dente, si può fare anche un ancoraggio. Allora, vedo abbiamo anche una domanda dal dottor Ottomano, un secondo che le apro il microfono. Quando vuole, dottore, se può parlare. No, forse non riesce ad aprirsi il microfono. Ecco. Mi sente? Sì, ora sì. Salve, buonasera. Chiedevo se, secondo appunto la sua esperienza, i due impianti pterigoidei, uno per lato, con due zigomatici, era la miglior, diciamo, realizzazione da un punto di vista di equilibrio dei carichi implantari. Secondo lei? Andrea. Sì? Pronto? Che non sentiamo più il dottor Stefanelli, un attimo solo. Che altri domaci? Sì. Ecco, non la sentivamo, dottor Stefanelli, se può ripetere. No, io sono il dottor Ottomano. No, noi diciamo il dottor Stefanelli, che abbiamo sentito la domanda ma non la risposta. A questa domanda farei rispondere il dottor Grecchi, se due impianti pterigoidei. Ah, ok, ora lo apriamo al dottor Grecchi. Sì, dottore, quando vuoi, dottor Grecchi. Allora, è chiaro che gli impianti pterigoidei non possono essere un'alternativa all'implantologia zigomatica. L'indicazione ad utilizzare l'impianto pterigoideo è quello di o evitare un impianto zigomatico, in caso la premaxilla lo consenta, oppure supportare un impianto zigomatico allungando la struttura protesica in modo da poterci permettere un carico anteriore, uno sbalzo anteriore anche sugli impianti zigomatici se un ascellare particolarmente atrofico. Sempre è necessario valutare l'occlusione e valutare l'antagonismo. Comunque l'impianto pterigoideo è un'ottima possibilità, come ripeto, può essere sia di supporto che
che è unica nell'appoggio posteriore. Tutto dipende dall'anatomia della sigla. È chiaro che se non abbiamo osso sufficienza per poter fare un bypass anche anteriore, per poter posizionare un impianto in zona 3-4, se noi utilizziamo un impianto in una zona molto anteriore della premaxilla, un impianto in zona 2 e un impianto in zona 7 dal punto di vista biomeccanico non è sostenibile. Un impianto in zona 4, un impianto in zona 7, sì, dipende dall'anatomia. Altrimenti si usano gli impianti zigomatici associati o meno agli impianti pterigoidei. E per il resto, se non ci sono altre domande, vi ringraziamo. Per coloro che ce lo chiedevano, la registrazione di questo video sarà disponibile a partire da lunedì, martedì prossimo, sulla nostra pagina YouTube Noris Medical Global. Grazie al dottor Stefanelli, grazie a tutti voi che siete intervenuti e buona serata.